Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare del sushi tradizionale ma un po' particolare. Sto parlando dello Shimesaba Oshi Sushi, ovvero del sushi pressato con lo sgombro marinato. L'Oshi Sushi è una varietà di sushi particolare tipica di Osaka, nella quale, grazie a un piccolo strumento chiamato Oshibako, che è una scatolina di legno, il riso, quindi lo shumeshi, e il neta, che è l'ingrediente principale, vengono schiacciati, pressati insieme in modo da formare un parallelepipedo, che dopo verrà tagliato col coltello per formare delle monoporzioni. Oshi infatti significa pressato e la preparazione di questo speciale sushi sembra derivare dall'antico metodo di conservazione nel quale il riso e il pesce venivano schiacciati insieme. Lo shibako lo troverete facilmente su internet, mentre gli ingredienti sono standard e facili da trovare. Quindi andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per lo sgombro marinato avremo bisogno di uno sgombro abbattuto che permetta di ottenere almeno 150 g di filetti, 4 cucchiai di sale fino, 250 ml di aceto di riso, 2 cucchiai di mirin, un cucchiaino di sale fino, un po' di pasta di wasabi, lo stelo di un cipollotto, un pezzetto di zenzero e salsa di soia per accompagnare. Per il riso da sushi, lo shumeshi, avremo bisogno di 130 g di riso giapponese, 30 ml di aceto di riso, 20 g di zucchero semolato e 5 g di sale fino. Ci servirà inoltre lo shibako, questa particolare scatola di legno apposita divisa in tre parti che dovrà essere messa in ammollo per 30 minuti prima dell'utilizzo per evitare che il riso si attacchi. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in quattro fasi: la marinatura dello sgombro, la preparazione del riso, la preparazione degli oshi sushi e per finire l'impiattamento. Per marinare lo sgombro cominciamo col togliere i filetti. Ci sono vari modi, c'è chi lo fa dalla pancia e chi dalla schiena. Io preferisco farlo dalla schiena. Per prima cosa incidiamo il pesce sotto la testa, fino alla lisca centrale, senza reciderla. Capovolgiamo il pesce e pratichiamo la stessa incisione dall'altro lato. Ora, con l'utilizzo di una lama molto affilata, facendo una leggera pressione con la mano sulla pelle del pesce per tenderla, pratichiamo un taglio lungo la colonna centrale, partendo dalla coda fino ad arrivare alla testa. Passiamo la lama sempre più in profondità, seguendo la lisca senza però staccare il filetto e facendo attenzione a tenere il coltello sempre molto vicino alla colonna centrale. Capovolgiamo lo sgombro e ripetiamo la stessa operazione, ma questa volta partendo dalla testa e arrivando alla coda. Continuiamo delicatamente a far scorrere la lama sulla lisca centrale, separando pian piano il filetto. Ora inseriamo la lama del coltello attraverso il pesce, restando sopra la lisca centrale, e stacchiamo il filetto da una parte e poi dall'altra. Capovolgiamo lo sgombro e nello stesso modo togliamo anche il secondo filetto, eliminando la lisca ma conservando la testa come eventuale decorazione. Pareggiamo i filetti eliminando eventuali lische esterne e parti irregolari in modo da ottenere due bei filetti pronti alla marinatura. Dopo aver posizionato il pesce con la pelle rivolta verso il basso in un piatto, ricopriamoli con i 4 cucchiai di sale fino. Massaggiamoli bene e rigirandoli ricopriamoli uniformemente di sale da ambo i lati. Mettiamoli ora su una stuoia di bambù posizionata sopra un piatto e lasciamoli riposare in frigo per un'ora. Passato questo tempo, grazie al sale, i filetti saranno parzialmente disidratati. Passiamoli velocemente sotto l'acqua fredda e risciacquiamoli bene. Dopo averli disposti su un tagliere, tamponiamoli con carta assorbente in modo da asciugarli bene. Giriamoli sottosopra e asciughiamo minuziosamente anche la pelle. Fatto questo, disponiamo i filetti in un contenitore ermetico adeguato con la pelle rivolta verso il basso. Dovranno essere completamente distesi. Aggiungiamo in una tazza l'aceto di riso, il mirin e il sale fino. Mescoliamo con una frusta in modo da diluire quest'ultimo ingrediente. Versiamo ora la marinata sul pesce in modo che ne sia totalmente ricoperto. Quindi copriamo il contenitore e lasciamo riposare in frigo per un'ora e mezza. Passato questo tempo, i filetti saranno parzialmente cotti dall'acidità. Dopo averli disposti su un tagliere, tamponiamoli bene per asciugarli.
Con una pinzetta togliamo meticolosamente tutte le lische che, grazie alla parziale cottura del pesce, verranno via molto facilmente. Verifichiamo con un dito che l'operazione sia svolta correttamente, quindi giriamo i filetti e asciughiamo nella pelle. Afferriamo la pellicina trasparente che ricopre i filetti e, tirandola delicatamente, stacchiamola dal pesce, facendo attenzione a non rovinare troppo la superficie iridata. Una volta eseguita questa operazione su entrambi i filetti, il nostro pesce è pronto ad essere utilizzato. Per preparare lo shumeshi, cominciamo col mettere il riso in un passino posizionato sopra una bacinella. Aggiungiamo acqua fredda e mescoliamo bene con la mano per togliere l'amido in eccesso. Eliminiamo quindi l'acqua e ripetiamo le operazioni per altre 4 volte. Dopo aver messo il riso lavato e ben scolato nella cuociriso, aggiungiamo 130 ml d'acqua. Quindi chiudiamo e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia cotto. Nel frattempo prepariamo la vasezu. Mettiamo in un pentolino l'aceto di riso, lo zucchero e il sale. Scaldiamo senza far bollire e mescoliamo per sciogliere i due ingredienti solidi. Una volta fatto, togliamo la preparazione dal fuoco e lasciamola riposare per portarla a temperatura ambiente. Una volta cotto e lasciato riposare 10 minuti, versiamo il riso nell'anghiri, la bacinella di legno che avremo preventivamente lasciato in ammollo 30 minuti. Versiamo a pioggia metà della vasezu sul riso, quindi mescoliamolo per condirlo e raffreddarlo, rivoltandolo continuamente. Aggiungiamo l'altra metà del condimento e continuiamo a mescolare, schiacciando leggermente eventuali grumi formatisi in modo da separare i grani. Raffreddiamo più velocemente possibile il riso, continuando a mescolarlo e sventolandolo con l'aiuto di un ventaglio. Una volta il riso a temperatura ambiente, dovrà apparire ben sgranato e estremamente brillante. Copriamo ora l'anghiri con un telo umido e conserviamo a temperatura ambiente fino al momento dell'utilizzo. Cominciamo a preparare gli oshi sushi. Con una lama ben affilata pareggiamo i filetti di sgombro marinato in modo da renderli piatti e regolari, conservando però la parte tolta. Montiamo il nostro oshibako e posizioniamo il filetto di sgombro tagliato in modo da coprire più superficie possibile. Se dovesse servire, intagliamo il secondo filetto in modo da creare delle strisce per riempire eventuali buchi. Pareggiamo il tutto con i ritagli restanti di pesce in modo da ottenere una superficie più regolare possibile. Con un dito spalmiamo ora la pasta di wasabi su tutta la superficie del pesce, senza ovviamente esagerare. Ricopriamo il tutto con il riso, distribuendolo in modo regolare. Copriamo con pellicola alimentare e chiudiamo con il coperchio, applicando una discreta pressione con le dita. Dopo aver schiacciato bene, giriamo la scatola e pratichiamo una nuova pressione. Ripetiamo l'operazione, sempre girando la scatola, per altre 2 volte. Togliamo il coperchio e sfiliamo la pellicola alimentare. Quindi rimettiamo il coperchio. Capovolgiamo lo shibako e togliamo delicatamente la parte a contatto con il pesce. Sfiliamo quindi pian piano i bordi della scatola, togliamo la parte inferiore e posizioniamo la nostra preparazione su un tagliere. Con l'utilizzo di un coltello affilato e con la lama umida, tagliamo il blocco in 2 e ogni metà in 3 parti uguali, bagnando la lama del coltello prima di ogni taglio. Fatto questo, lo shisushi è pronto. Tagliamo sottilmente in diagonale lo stelo del cipollotto. Sbucciamo lo zenzero e grattugiamolo in modo da ricavare un cucchiaio circa di polpa. Fatto questo, prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Dopo aver decorato il piatto utilizzando eventualmente anche la testa del pesce, disponiamo ordinatamente i nostri pezzi di sushi. Aggiungiamo su ognuno una punta di zenzero grattugiato e una fettina di cipollotto. Terminiamo il tutto con la salsa di soia a parte. E il nostro oshi sushi è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del sushi pressato con lo sgombro marinato che, come avete visto, se avete lo shibako, la vostra scatolina di legno, sarà veramente facile da eseguire, almeno più facile secondo me dei maki, degli uramaki e soprattutto dei nigiri. Unica incognita della ricetta è trovare uno sgombro di dimensioni adatte alla grandezza del vostro shibako. Non è sempre facile, quindi in caso fate come me, munitevi di 2 filetti, preparate 2 filetti,
con uno coprirete la maggior parte dello spazio del riso, praticamente, dello shibako, e con l'altro farete dei ritagli per ricoprire i buchi mancanti, in modo da creare comunque anche un mosaico bellino da vedere. Non preoccupatevi del restante sgombro, perché potete chiaramente utilizzarlo per altre preparazioni, per farci i vostri maki, uramaki, o perché no, tagliarlo a cubetti piccoli in modo da formare una tartare per guarnire i vostri gunkanmaki. Altra cosa, ovviamente, lo shisushi può essere preparato con altri tipi di pesce, il salmone, il tonno o addirittura le verdure. Potete utilizzare veramente quello che volete al posto dello sgombro marinato. Inoltre, se per la presentazione la testa di pesce cruda sul piatto vi dà fastidio, non preoccupatevi, non è necessaria, potete anche darla a mangiare alla gatta. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, evidentemente perché non siete ancora capitati in un video di Gourmet, quindi iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono ancora qui per voi, come al solito, con una nuova ricetta. Ciao a tutti!